Per chi fosse qui per la prima volta, Linux è un sistema operativo alternativo a Windows, sviluppato da una comunità di programmatori su internet. Oggi pomeriggio ci concentriamo un po' su tutto il mondo del free software e dell'open source, d'accordo? Quindi tutti i programmi che stanno intorno a Linux. In questa sala avremo Ennio Gemmo di LibreItalia che presenterà il progetto LibreOffice. Poi avremo Paolo Rosaria della comunità di LibreVoIP, un associato Nicola Gramola che ci parlerà del Coder Dojo, una nuova realtà per i più piccoli che si avvicinano alla programmazione. E poi Roberto Baudo di Joomla Veneto che presenterà un attimo Joomla. È un software che permette di creare dei siti internet con facilità. Prima di cominciare, ecco, volevo ringraziare intanto il comune di Schio e l'assessore Barbara Corsato per il supporto e per la possibilità di poter usare quest'aula e l'aula di informatica. In questa sala, come dicevo, ci saranno i talk e poi nella sala invece informatica faremo un po' di assistenza o mostreremo anche altri progetti, quali il Wild, la lavagna multimediale a basso costo fatto con Linux e altre cosette, altri progetti sempre legati al free software. Io ho finito, lascio la parola a Ennio. Velocissimamente, sono Ennio Gemmo, faccio parte della community di LibreOffice, faccio parte della Development Foundation, che è un'organizzazione, una fondazione a livello mondiale che distribuisce e sviluppa LibreOffice. Sono socio fondatore di LibreItalia, una nuova società che è nata quest'anno, è una società onlus, quindi senza scopo di lucro, e diciamo è nata in seguito all'aggregazione di tante persone che erano interessate a questo software, era venuto nato dalle community di internet, Google Plus piuttosto che Facebook, eccetera. Questa presentazione è stata data da Italo Vignoli, che è il nostro presidente onorario e cofondatore di The Document Foundation e di LibreOffice. LibreOffice è una suite che è assolutamente libera e anche gratuita, sono due cose diverse come tanti sanno. Libero non vuol dire gratuito, gratuito non vuol dire libero. LibreOffice è una suite libera e gratuita per il privato, diciamo, ha dei costi per il pubblico di installazione, di migrazione, però non ci sono licenze da pagare. È composta da writer che, per chi viene dal mondo Microsoft, corrisponde a Word, da calc, per chi sembra che viene dal mondo Microsoft, corrisponde a Excel, Impress, sempre per chi viene dal mondo Microsoft, corrisponde a PowerPoint, Draw, che non ha corrispondenza in Office Microsoft, Base, che è un software di database e somiglia vagamente a Access. Queste sono tutte funzioni di sviluppo, tranne questa che è Formula. Formula è un software specifico per la scrittura di formule, espressioni e equazioni, quindi usata a livello matematico, usata a livello scolastico. E, come dicevo prima, LibreOffice si differenzia da Microsoft Office soprattutto per multipiattaforma, quindi può essere installato indifferentemente su Mac, Linux, tutte le distribuzioni e Microsoft Windows. Quindi è multipiattaforma, usa il formato ODF, formati libri, quindi non formati proprietari tipo TOC, DOCX o XLE,
S o XLSX, perché adesso si è complicato la vita con l'X finale, ma usa tutta la famiglia ODF, che sarebbe Open Document File, poi ne parliamo più avanti in modo un po' più particolare. LibreOffice in Italia ha cominciato ad avere, a prendere piede, e tantissime amministrazioni pubbliche stanno pian piano passando dai software proprietari ai software liberi. È recentissimo Schio, che ha anche vinto un premio, il progetto di Schio. Eravamo presenti anche noi come Libre Italia, anche noi abbiamo vinto un premio. Apocalypse, sì, sì, esattamente. Che è se non lo sapete, lo sapete sicuramente anche loro, è un delle amministrazioni, è un progetto più o meno. In gli enti pubblici che sono passati a LibreOffice ed anche altri formati e anche a sistemi operativi liberi, cioè io vi parlo solo di LibreOffice, non vi distingo installazioni su Linux, su Windows, perché non siamo in grado in questo momento di avere dei dati attendibili. Vi dico solo che migrazione in senso generale, quindi su macchine Windows piuttosto che su macchine Linux o Mac. Gli enti pubblici coinvolti negli ultimi due anni, l'Umbria, la regione Umbria sta passando interamente a LibreOffice, è passata la regione, la provincia di Perugia, l'ASL 1 e adesso sta migrando anche, probabilmente in fine anno inizierà l'ASL numero 2 di sempre di Umbra. La provincia di Cremona, faccio una carrellata veloce lì, la provincia di Macerata, Bolzano è in fermento perché avrà un'iniziativa fra pochi giorni di chiusura della migrazione, quindi festeggiano in pratica, la CISL, macro piccole realtà come le piccole ASL, sta migrando l'EOS 5, sta migrando l'EOS 7, l'EOS 10, il Vento, vi parlo del Vento, che faccio parte di Libre Vento, ma con queste piccole realtà non ci sono perché sono, non sono ancora ufficiali, quindi sono cose che stanno partendo ma non sono ufficiali, quindi è bene non dirle fin tanto che non dire mai gatto finché non si dà nel sacco, quindi è meglio andare cauti e aspettare che si realizzi nel concreto. Allora, LibreOffice proviene da OpenOffice. OpenOffice è nato nel 2000 in Germania da uno studente tedesco e inizialmente il progetto, il core, diciamo, del software, e si chiamava OpenOffice all'inizio, poi si è trasformato in StarOffice da quando è stato acquisito dalla Sun come core, e poi è ritornato OpenOffice quando la Sun l'ha distribuito nella versione open source praticamente. Infatti si chiamava Sun OpenOffice, nome intero. Nel 2010 è stato acquisito da Oracle, ha acquistato la Sun, e la Oracle è una multinazionale americana, e praticamente ha iniziato lo sviluppo in maniera un po' in sordina, insomma, diciamo così. Soprattutto ha cominciato ad aggiungere delle parti proprietarie. Da qui è nato un disaccordo all'interno degli sviluppatori, per cui si è staccato un grosso gruppo di sviluppatori subito e ha formato la Red Document Foundation, quello che dicevo prima, che dal 2010 ha iniziato un fork, si dice così, cioè un ramo, si è staccato, un braccio, e ha iniziato un fork di OpenOffice chiamandolo LibreOffice. Il nome è puramente casuale, non ha nessun significato. Sì, ha un significato suo, LibreOffice, nel senso di si cercava, il nome è nato semplicemente cercando su internet una cosa che non c'era, che ricordava il software libero. L'unica cosa che non c'era era il LibreOffice, quindi è stato scelto questo nome per questo motivo qui, ecco, una curiosità. Da allora c'è stato un continuo sviluppo e aumento del supporto a LibreOffice, tanto che
questi sono dati abbastanza recenti, i comitis, cioè quelli che seguono questo software, da questa fetta, diciamo, che era OpenOffice, da quando è passato a PASH OpenOffice, sì, mi sono dimenticato un passaggio prima, scusate, l'Oracle ha ceduto lo sviluppo alla IBM, in realtà IBM che detiene il gran parte di Apache Foundation, quindi adesso si chiama Apache OpenOffice, sono rimasti veramente in pochi, 17 sviluppatori, 43 committers, cioè 40 persone che seguono lo sviluppo di OpenOffice, mentre LibreOffice ormai ha preso strada, ha preso il volo, insomma sono 500 sviluppatori, che ormai 553 che sono dati il mese scorso, quindi abbastanza recente, che seguono il progetto, quindi un progetto molto maturo. Qualità. CovertyScan è un organismo che misura la qualità del software. Praticamente il sistema di misura, ve lo dico molto banalmente, è questo: si prendono 1000 righe di codice, cioè si prende più codice, e si guarda ogni 1000 righe quanti errori ci sono di scrittura nel codice. Quindi, diciamo, la perfezione del codice non implica una perfezione del software, cioè nel senso, non è che un software scritto bene non ha bug, non ha errori in sé, non genera problemi. Non è direttamente proporzionale, voglio dire. Quindi, chiaro, se è scritto bene ho meno problemi, però non è direttamente proporzionale, cioè non è che un software perfetto funziona perfettamente perché ha altri bug dovuti ad altri motivi. LibreOffice è attualmente il miglior software esistente, open source, e anche non. Da questo punto di vista che vi ho spiegato adesso, cioè non è il migliore perché non ha bug, perché funziona bene, ma perché ha 0,1 difetti per ogni 1000 righe di codice. Si parla di milioni, sul milione di righe di codice, no? Milione e mezzo. Quindi bisogna il rapporto è stato fatto con software che hanno all'incirca lo stesso numero di righe di codice. Non si può fare con 1000 e col milione, perché cambia in maniera notevole. Ecco, vedete che, tralasciando Linux Kernel, Samba, tutti i software liberi sono in posizione dal 0,1 al 0,7, quindi l'open source paga in termini di qualità, a prescindere. Il software proprietario è questo, lì dentro c'è anche Microsoft Office, c'è Windows, eccetera, ha una media, quindi Photoshop e tutto il resto, ha una media di 0,7 errori per 1000 righe di codice, contro una media del free software che è di 0,6 circa. Però se guardate il kernel Linux è più basso ancora. I formati aperti. Parlo un po' dei formati aperti, ODF, Open Document File, sottotitolo La scelta che permette di scegliere. Io a Venezia l'anno scorso, questo mi aveva detto, scegliere e non essere scelti, nel senso avere la coscienza di scegliere un software per una scelta personale che è tecnica e etica, e non essere scelti perché ci è stato inculcato un qualcosa dalle multinazionali o dai media. Questo è il concetto. L'Open Document Format cos'è? È uno standard ISO dei documenti che è stato scelto, deciso da un organismo internazionale, l'OASIS, che è un consorzio di aziende piuttosto che di organismi open source, tra cui, se guardate, c'è anche IBM e Microsoft. Quindi anche Microsoft ha partecipato alla stesura del protocollo, per cui un documento è libero, aperto oppure no. In realtà Microsoft non lo rispetta, cioè ha partecipato alla stesura del protocollo e poi lo ha bellamente ignorato, okay? Quindi è supportato
da Microsoft Office 2013 è supportato ma non è rispettato. In Inghilterra per legge e anche in Olanda per legge tutta la documentazione pubblica deve essere in formato aperto, OASIS. Okay? La versione corrente di ODF è la 1.2, che è quella standard. Ma Microsoft in realtà ha creato OOXML, che sta per Open, non mi ricordo più la tutta la sigla com'è, comunque riguarda loro esclusivamente, ed è un formato che cambia per esempio già da 2010 al 2013, quindi il protocollo di quello che ottengo sui DOCX dal 2013 passando dal 2010 al formato DOCX del 2013, già ci sono delle differenze. Quindi potrei, aprendo un file con l'Office prodotto dall'Office 2010, aprirlo con l'Office 2013, potrei già trovare delle differenze tenendo fermi font e tutto il resto. Quindi loro non rispettano lo standard, anche perché non ne hanno nessuna intenzione. Il formato aperto permette l'interoperabilità. Cosa vuol dire? Formato standard, quindi riconosciuto per legge in molti paesi, open document format, componenti standard in multipiattaforma, quindi font liberi, non proprietari, tipo Calibri di Office è un font proprietario, è brevettato, ha più brevetti, è brevettato anche nelle misure. Per farvi capire cosa succede quando non posso utilizzare un font perché è stato brevettato, vi dico solo che è la calligrafia con cui scrive il software. Quindi se io brevetto una calligrafia, io scrivo più largo piuttosto che più stretto e brevetto quella misura, una volta che io apro quel file con un software diverso che non ha quel font perché è stato brevettato, per avere il calibro bisogna pagare la licenza Microsoft Office, si paga la licenza, 400 euro, minimo, pubblica amministrazione, 400 euro. Privati, 597, quello completo. Per lo student, vabbè, costava 90 euro. Sì. Comunque, vabbè. Se si installa Calibri nel proprio computer, bisogna avere una licenza Office, altrimenti si è fuori legge. Ok? Della Spending Review, dove si consiglia l'uso di formati liberi. L'articolo 68 invece obbliga all'uso di software open source, se dove è possibile. Okay? Non vi elenco per non andare troppo lungo. Quindi, documento di testo ODT consigliato, DOCX e DOC accettati, sarebbe più giusto dire sopportati, Rich Text Format, l'RTF, molto usato, è assolutamente sconsigliato. Al contrario di quanto si crede, siccome è un formato molto vecchio, viene dal Word 6, siccome è un formato molto vecchio, lì si crede che sia un formato tranquillo, aperto, no. È peggio di tutti gli altri. Primo è mal pacchettato, quindi se si inserisce un'immagine piuttosto che un qualcos'altro diventa un file enorme, quindi anche in costi di spazio di archiviazione diventa pesante. Nonché ha un particolare ancora peggiore di questi. Cambia, ogni volta che cambia una versione di Office, cambia di molto. Ma di molto proprio. Si può vedere anche passando da un file RTF fatto con l'Office, con Word 6, aprirlo con l'Office 2010, è tutto diverso, perché cambia completamente la formattazione. E LibreOffice supporta l'ultimo formato di RTF 2013, supporta perfettamente. Vi parlo un attimo di Libre Italia, l'associazione di cui io sono socio fondatore. Libre Italia si occupa di diffusione, promozione,
supporto a LibreOffice, sia delle pubbliche amministrazioni sia dei privati. Si occupa anche di diffusione dell'open source in generale e di formati liberi, quindi tutto ciò che è open source, come un lungo in pratica, solo che ci dedichiamo specificatamente a LibreOffice. Poi come un lungo si occupa specificamente di Linux, però non disdegna altre cose comunque legate all'open source. Noi siamo un lungo che, come un lungo che però si occupa espressamente più incisivamente di LibreOffice. Siamo 150 soci attualmente, quindi è una onlus, siamo 150 soci ed è la più grande associazione italiana di software libero, che si occupa di software libero. Associazione, non community o similari. Questo è il consiglio direttivo attuale. Sono tutte persone, la Sonia Montegiove è head alla regione Umbria, la Martina Dattini lavora a Milano per un'azienda che supporta LibreOffice, si chiama Studio Storia di Vicenza, l'azienda, il Giordano Progetti, tesoriere, è un esponente della CISL, Andrea Castellani è un professore universitario, così come Alfredo Parisi è un docente universitario dell'Università di Perugia, Gabriele Pozzo è un consulente informatico, ingegnere informatico, e Italo Vignoli invece è un public relation di mestiere, cioè gira il mondo in pratica, fa public relation ed è il cofondatore di The Document Foundation e presidente onorario per questo motivo di Libritalia. Progetti di Libri Italia, oltre a quelli che vi ho fatto vedere prima, Libre Umbria, Libre Veneto. Libre Umbria è una società praticamente, cooperativa, che però è anche una community che è nata specificatamente per il progetto di migrazione della regione Umbria a LibreOffice. È stato un po' il faro che ci ha guidato fino ad oggi. Ovviamente sono nate altre realtà, è nata anche Libre Veneto, piccolina ancora, un po', è ancora virtuale come community, però esiste. Si stanno migrando circa 16.000 postazioni in Italia. 16.000 postazioni moltiplicate per 400 euro, e capite, si parla di pubblica amministrazione, quindi 16.000 postazioni moltiplicate per 400 euro, capite il volume di euro che non vengono tolti dalle nostre tasche per andare a finire in un computer. Ok? Si dovrebbe avere la scuola qui in mezzo, le scuole. Ci vorrebbero anche le scuole, qui non c'è nessuna scuola attualmente, eh? In questo numero non c'è nessuna scuola, ci sono delle scuole che sono migrate, alcune, ma non sono in quel numero lì, ne conosco una io, di preciso. Quasi, adesso, sentiamo un punto. Non ci sono le scuole qui, assolutamente zero. Appuntissimo, sì. Altrimenti il numero crescerebbe un po', ma un po' vuol dire qualche centinaio, non migliaia, purtroppo. Facciamo seminari, corsi di formazione. Noi due in particolare lavoriamo nella ULS numero 5, quello qui vicino a voi di Valdagno Zignano. Io sono responsabile di assistenza informatica di quella ULS, quindi abbiamo le mani in pasta un po', e stiamo anche lì, non c'è scritto qua, non c'è, sì, è qui dentro comunque, è lì dentro, è già lì dentro anche se non è ancora ufficiale, ma lì si migreranno 1500 macchine. Altri progetti, Lucinga è un progetto pilota della Regione Veneto, e saranno altre due ULS della Regione Veneto, la 6 e la 10, la 7 e la 10, che saranno progetti pilota per, non la 6, la 7 e la 10 saranno progetti pilota sempre per migrare a LibreOffice, la 4 non mi dispiace, non ancora, che è la vostra di Schio.
Questi sono i contatti se volete prendere una nota, per, anche semplicemente per curiosità. Ho dimenticato qualcosa, Alessandro? Ho detto tutto. Se avete qualche domanda abbiamo 5 minuti, io ho il cronometro. Altrimenti passo la parola a Paolo. Sì. Cosa sono arrivato tardi, forse è stato sì. Detto. Quegli errori sulle 1000 righe di codice, sì. Come sono valutati? Che tipo di errori sono? Come li trova il software? No, allora, non li trova il software LibreOffice, ma c'è un'agenzia, adesso non mi ricordo. Sì, quella di Ferrovie, come li trova? Non lo so. Errori sintattici solitamente. Sì, solitamente ce ne sono anche stupidi errori di battitura. Cioè, ma sono potevi, esatto. Come www.3sinti.com, sì, sì, sì. C'è anche qualche cosa di sintattici, sì. Sì. Nel codice di solito, se manca l'aspetto formale, Non è un discorso formale, è un discorso di tempo di rispondere. L'efficienza sia nel codice open source, cioè l'ottimizzazione del codice, posso scrivere cose in tanti modi diversi. Allora c'è la maniera ottima, che è quella da Linus Torvalds, che è dal kernel Linux per esempio, quindi non solo il come ho programmato, ma anche come ho scritto il codice, cioè le parentesi sono indentate giuste, il codice è indentato giusto. Quelli sono considerati errori. Cioè, se io ho un ciclo for, sì, e il codice del ciclo for è alla stessa altezza dell'inizio del ciclo for, quello è un errore formale. Non perché non compila il software, ma perché non è giusto. Quando si utilizzano i software poi che vanno a ottimizzare il codice, quello è un errore formale, anche se funziona. Questo, quando si spedisce una patch a Linux, al signor Trosbad di Linux, ti rigetta la patch perché è scritta male, non perché non funziona. E qui è la qualità. Che differenza c'è tra OpenOffice e LibreOffice? Ok, dal punto di vista sempre di software libero. Allora, dal punto di vista di produzione del file finale, cioè ODT nel caso di testi, documento di testo, o ODS nel caso di, parlo delle cose più usate, del foglio di calcolo, dal punto di vista della produzione del file finale nessuna, perché entrambi rispettano il protocollo OASIS con ODF 1.2, quindi il prodotto finale non cambia, cioè il sale è sempre quello. Dal punto di vista di core è ormai diverso, è quasi uguale ma non è uguale. Dal punto di vista di software nel suo complesso sono due cose completamente diverse. Tant'è che fino alla versione 3 di OpenOffice e alla versione 3 di LibreOffice, 3X, che non potevano coesistere nello stesso computer, perché uno andava solo a scrivere l'altro, cioè quello che io installavo per ultimo andava a impacciarsi con l'altro, quindi poteva non funzionare più nulla, o uno andava a coprire l'altro, perché erano così uguali che non c'era più. Dalla versione 4 di LibreOffice parlo, l'OpenOffice può coesistere, cioè io posso avere un'installazione OpenOffice, posso avere un'installazione LibreOffice, non si intralciano l'una con l'altra, posso averle entrambi, questo vuol dire che sono due software proprio diverse ormai. Poi la produzione finale è praticamente identica perché rispettano entrambi i protocolli. Non c'è la stessa compatibilità con Microsoft Office comunque. È molto più elevata in LibreOffice. E le ultime versioni, se si apre un file in DOCX, prendiamo il caso, con anche complesso, con immagini, tabelle, eccetera, si apre con LibreOffice, lo si risalva e lo si riapre con Office, non c'è nessuna differenza, c'è il 99,9% di compatibilità. Chi ha fatto queste operazioni qualche tempo fa poteva trovare delle scompilazioni abbastanza gravi, nel senso spariscono immagini piuttosto che tabelle spostate. Si è raggiunto, parliamo di Office 2013-2010 e di LibreOffice 4.2.1 o
una versione, in quella still si chiama attuale. Facendo questa operazione di, per vedere la compatibilità, si fa questa operazione, cioè si apre un file di Office, lo si risalva anche con una piccolissima modifica con LibreOffice e lo si riapre con l'Office per vedere se è cambiato qualcosa. Questo è la, diciamo, il test che si fa solitamente di compatibilità. E adesso siamo a un punto. Grazie. Sì? Per quanto riguarda la migrazione di database, come è possibile affrontare il problema? Allora, da 20 giorni è uscita una nuova, 10 giorni? Sì, più o meno. 10 giorni. È uscita una nuova release per quanto riguarda la, diciamo, la migrazione da Access a Base, ok? Parliamo di database, cioè so, database. Oh. Base è questo. È stato fatto un gran lavoro su Base negli ultimi tempi, perché fino a 6-7 mesi fa era ancora alla versione di OpenOffice 3, era identico, non gli hanno cambiato niente tranne qualche patch per farlo parlare con l'altra parte della suite, era ancora quello di OpenOffice, che non era più stato sviluppato perché lo sviluppatore era rimasto dall'altra parte, poi si è staccato, non più fatto. Adesso ci sono due sviluppatori che l'hanno preso in mano da qualche mese e stanno facendo un gran lavoro, addirittura hanno aumentato le release. Si può importare Access, è stato implementato MySQL, Maria come database, MySQL, Maria, Postgres, SQL, MySQL, Postgres, SQL, Maria, ci si può collegare dal fresco, wiki, una wiki qualsiasi, quindi hanno aumentato parecchio il supporto ai database esterni. In più l'hanno stabilizzato, nel senso che prima c'era qualche problemino salvando il suo formato di database mettendolo in rete, c'era qualche possibilità di perdere i dati, adesso l'hanno stabilizzato, si può fare anche quello, condividere il database nativo, si chiama ODB, e metterlo in rete, insomma. Sì, comunque si può aggiungere, sì. Non è come il file, e lui un po' più esperto. La prossima, se si sta scoprendo anche questo problema qua, nella pubblica amministrazione dove sono tanti file access, database, ogni servizio ha fatto il suo database per la gestione, e se volevamo portarlo in un sistema aperto, cioè non è come il docx che se prende l'access, doppio clic e lo converte, però abbiamo un problema che bisogna un po', perché l'immagine di programmazione VBA non è compatibile col basic, dunque abbiamo sì, bisogna importare tutte le tabelle e rifare, perché anche tra l'altro gli access tante volte che una tecnica non è sbagliata per fare le operazioni all'interno delle maschere, cioè fare una somma all'interno della maschera, questa roba qua non te la importa, le maschere non vengono importate, zero, e comunque l'import è della tabella completa corretta, i soli dati, esatto, il Visual Basic non viene implementato in niente, quindi niente report e nemmeno le maschere. Mentre se si vuole le query importarle non vengono importate automaticamente, ma se si vuole importarle basta aprirle in Access in modo SQL, okay? E fare copia e incolla, che l'SQL non interpreta correttamente. Dipende sempre da quanto è articolato l'Access, perché chi che fa solo il report magari può mandare le poste e altri che fanno proprio delle macro così, quello ancora non è. No, perché poi è proprietà della Microsoft, insomma. Sì, LibreOffice non implementerà mai il linguaggio Visual Basic. Altre poi lasciamo. Sì. Io ne avrei due. Hai seguito, sai se ci sono linee guida per la migrazione da formato proprietario a LibreOffice? Sì. Uno. E se uno volesse convertire decenni di archivi in doc, XLS, GX? Esistono le linee guida di migrazione? Sono approvate dalla The Document Foundation, le trovate anche in italiano, se non le trovate, perché le stiamo sistemando, sta nascendo adesso anzi la documentazione. Sì, se posso, una cosa, come detto prima Ennio, LibreUmbria è stato diciamo quello che ha aperto le strade in Italia per LibreOffice.
Io adesso consiglio per pubbliche amministrazioni o chi ha realtà aziendali di fare riferimento a LibreUmbria attualmente come sito di riferimento, perché ha sviluppato per esempio adesso non abbiamo tempo di far vedere che ci sono delle estensioni particolarmente utili e appunto ci sono tutte le linee guida, cioè problematiche che man mano vengono riscontrate nella conversione, vengono proprio procedurate, messe a disposizione, scaricabili, stampabili. C'è anche, ci sono delle estensioni, per esempio l'estensione per la firma digitale del documento direttamente da LibreOffice. Basta, qui nel Veneto c'è un Dike con infocamera, quindi lo supporta, cioè supporta Dike, multipiattaforma, quindi anche su Linux, Dike e anche LibreOffice, e anche le carte di infocamera. Le firma. Altra domanda? Convertire decine di archivi in formato. Quello nel protocollo, c'è il protocollo di migrazione, se volete scrivermi io ve lo mando anche, non c'è problema. Anche la conversione lì va fatta ed è un costo di migrazione, cioè ci vuole una persona che si mette lì, apre tutta la documentazione e la risalva in formato ODT, ODS. Ci sono degli script. Come ho detto prima, era 4.3, poi al 99%. Cioè 99% non sa fare niente. Esatto. Ci sono degli script, cioè prendono una cartella di documenti di, per esempio, il doc, li prendo lì e lui automaticamente mi converte in ODT, ma non è detto che se ci sono immagini, se è roba vecchia, tabelle, non tabelle, bisogna comunque ricontrollarli tutti. E noi diciamo sempre documentazione vecchia da migrare sì barra conviene, punto di domanda, cioè nel senso mi conviene fare la uso, non la uso, mi serve come archivio, ok, mi serve come archivio, la lascio lì, cioè non la converto neanche, non ha senso, ok? C'è il rischio però fra 10 anni non posso più aprirla, fare PDF. Oppure si salva il PDF e quindi abbiamo bisogno di modificarlo, maneggiarla. Oppure la linea che stiamo usando noi in ULS è quella di lasciarla lì proprio. Di lasciarla lì, quella proprio obsoleta. Si salva, il libro si apre. Ma dipende, se il dato non si perde, chiaro? Ragione al 100%. Salvando il ODT il dato si recupera comunque. Basta avere un editor XML e il dato si recupera. Non serve neanche la LibreOffice. Quello sì è più sicuro. Fa la migrazione anche del formato, è più sicuro. Cioè, dipende se è dentro il macro. Esatto. Se è solo un foglio di Word, un foglio di Excel, siccome non si cambia fra qua in time, non è nessun problema. È più sicura ODT o ODS come salvataggio, però nulla vieta di lasciarli lì, sono cose che non si usano più, oppure trasformare in PDF se non hanno necessità di modifiche. Bisogna rifare tutta la documentazione ex novo. Altre? Se non posso. Ultima dopo base. Ultimissimo, che siamo sforati 7 minuti esatti. Sì, velocissimo. Penso che sia nella risposta della faccenda. Mi fa piacere che il base funzioni in rete, che prima era un macello. So che però stanno cercando di sviluppare, cambiare le HS del motore del database interno, poi Firebird. Sì, in realtà quello è un progetto che si sta tentando di fare, ma non è definitivo. Quello interno, sì, quello interno sta. Il progetto è di cambiarlo proprio perché aveva questa instabilità in rete, no? Quindi avendo una instabilità in rete che poteva arrecare delle difficoltà, quindi le difficoltà quali sono? Perdere i dati, alla fine si corrompe, è come un MDB, cioè l'MDB ha la stessa criticità, cioè se lo si apre troppe volte tende a fasciare, a corrompersi, quindi si fa un copia di backup anche sul Base, fin tanto che non viene stabilizzato, conviene ancora adesso fare copia di backup, anche se l'hanno migliorato eccetera, però è comunque un file che può corrompersi, non è un database tipo MySQL, tipo Firebird, tipo
Maria, che comunque è un database nato per fare questo lavoro qua, insomma, non è un accroppio, li chiamo io come MDB. Comunque consiglio anche da parte di Libre Italia poter utilizzare Base come front-end, cioè collegare tramite driver a un... No, no, ma infatti io su quelli che avevo, siccome ho riscontrato questo problema, ah, sì, sì, per sì, quei dati lo faccio lavorare con H2. Io lascio un posto a lui, se per tu vuoi farlo.